In Italia e nel Lazio non ci sono decine di morti a causa di disastri idrogeologici grazie al lavoro svolto dai consorzi di bonifica. È la realtà emersa durante la presentazione ad Anagni della Corsa dell'Acqua, due gare agonistiche in provincia di Frosinone, organizzate dai consorzi a sud di Anagni e Conca di Sora in collaborazione con l'Atletica Frosinone. Questo evento ci racconta l'importanza dell'acqua e abbiamo voluto coniugare la nostra esperienza a un bene primario. Noi viviamo in un'epoca di grandi cambiamenti climatici dove l'assetto idrogeologico da un lato e dall'altro la risorsa acqua, che è un bene primario, va tutelata. Negli anni i consorzi di bonifica hanno svolto un grande ruolo, oggi hanno una sfida ancora più importante. Trattenere l'acqua, utilizzare l'acqua come bene primario per noi è fondamentale. I consorzi di bonifica sono tra le loro ovviamente priorità, c'è questo grande tema. Lasciatemi ringraziare l'assessore Righini non solo per la presenza ma anche per la collaborazione fattiva che da un anno sta avendo con i consorzi di bonifica. Un modo per fare sinergia tra cittadini ed istituzioni. L'iniziativa rientra nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che andrà dal 18 al 26 maggio per sensibilizzare al risparmio e al rispetto dell'acqua. La biodiversità e la sua conservazione dipendono dalla tutela della risorsa idrica e questa bellissima Corsa dell'Acqua ci consentirà di riconoscere l'importanza e il ruolo della risorsa idrica e contemporaneamente far apprezzare il bellissimo territorio della provincia di Frosinone. I comuni di Anagni e di Isola del Liri sono impegnati, sarò presente al via di entrambe le corse, ci teniamo una dimostrazione di affetto ma anche di riconoscenza per il lavoro straordinario che i consorzi di bonifica stanno svolgendo. I consorzi che sono stati tanto bistrattati in questo periodo, nel momento in cui c'è stato il cambio al vertice della Regione Lazio, hanno avuto un riassetto sia sotto l'aspetto economico e anche sotto l'aspetto dei lavori che sono stati posti in essere. Le due corse attraverseranno i territori del consorzio Conca di Sora e a sud di Anagni, la prima lungo Parco Viscogliosi e la seconda nella località Tufano. Noi vogliamo collaborare sia con i consorsi e per quanto riguarda per tutta la struttura e l'attività sportiva. Noi saremo il 18 di maggio saremo qui a Tufano, nella zona di Tufano, ad Anagni, e il 25 a Isola Liri nel Parco Viscogliosi. Abbiamo già circa 200-220 atleti di gara, tutti atleti di caratura nazionale, regionale e provinciale.